Bentornati amici di Spazio Gamers in questo nuovo video. Questa settimana parliamo nuovamente di un gioco VR, in particolare parliamo di una nuova uscita su PC. Sto parlando di Skyrim VR. Ora, molti di voi avranno già visto questo titolo e avranno seguito una serie di tristi recensioni per quanto riguarda la versione uscita qualche mese fa su PS4. Bene, io ho provato il gioco e lo proverò insieme a voi in questo video per la prima volta, nella speranza che Bethesda avesse quantomeno raccolto i feedback negativi che ci sono stati su console per portare qualche miglioria al gameplay su PC. Purtroppo devo dire che così, ahimè, non è stato, perché nonostante il gioco sia molto immersivo e possa comunque offrire a tutti gli appassionati della saga un'esperienza davvero unica, perché vi ritroverete a impersonare il vostro personaggio all'interno di quelle che sono le lande desolate di Elder Scroll, purtroppo il gameplay devo dire che resta un po' deludente. Ora, ripeto, il gioco è carino, non è neanche poi così male, nonostante la grafica non sia moderna, perché comunque Skyrim è un gioco di qualche anno fa, comunque in VR non si sente particolarmente la vecchiaia di questo gioco. È tutto molto, molto immersivo, molto piacevole, soprattutto non affatica gli occhi. Il problema, come vi dicevo, è il gameplay, perché basta agitare la propria spada addosso a un nemico come dei forsennati per farlo fuori. Quindi non avrete quel piacere nell'affrontare le battaglie, non avrete quell'immersività adrenalinica che magari ci si potrebbe aspettare da un titolo del genere in VR. Sembra quasi di giocare su binari ad un'avventura in cui dovete semplicemente teletrasportarvi in avanti per mandare appunto avanti la storia e agitare la mano qualora si presentino i nemici per farli fuori. Ora, io ho fatto la prima missione, come vedete in questo video, e devo dire che è stato abbastanza semplice proseguire. Mi chiedo solamente come diventerà più avanti, quando sicuramente la difficoltà in gioco aumenterà e i nemici saranno più forti, mi chiedo come diventerà questo agitare la spada, se effettivamente basterà o se comunque la complessità nel gestire i comandi possano rendere più difficoltoso il gameplay e quindi il fatto di restare vivi senza schiattare malamente. Ma detto ciò, io direi subito di lanciare la sigla e vedere un po' Skyrim VR come è composto. Bene ragazzi, eccoci qui, questa è la schermata iniziale di Skyrim VR, di Elder Scrolls 5, se non ricordo male. E niente, questa è praticamente l'ambientazione che ci si presenta quando avviamo il gioco, all'inizio. Prima di questa schermata, la prima volta che lo avviate, c'è un breve tutorial che vi spiega quali tasti premere per spostarvi, per usare il teletrasporto, lo sprint. E sostanzialmente si fa il giro di questa collinetta che vedete fino ad arrivare qui sopra e vi si carica questo menu. Ora il gioco, come vedete, è tutto in italiano. Facciamo noi subito una nuova partita. Sì, ok. Il gioco vi permette inizialmente anche di selezionare qual è la vostra mano principale, cioè se siete mancini o siete destri. Ora, io non ho mai giocato alla versione base di Skyrim. L'unico Elder Scroll che ho fatto è quello online, che molti di voi avranno visto sia su Twitch che nei video qua sul canale. E devo dire che non posso fare quindi un confronto decente con la versione, diciamo, non VR. Però ci proveremo un attimino a valutarlo e a capire un po' la situazione. Questi signori sono molto simpatici. Credo che il vecchio Skyrim iniziasse anche lui così. Però chiaramente un conto è vederlo dal PC da esterno, un conto è ritrovarsi sul carro con questa gente. Che è anche un po'... un po' inquietante, devo dire. Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right? Walk right into that Imperial ambush. Same as us. And that thief over there. Damn you, Stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. If they hadn't been looking for you, could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there, you and me, we shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in binds now, thief. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King.
Ulfric, the Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. What if they've captured you? Oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should leave home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. Talia, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Eccoci qua, siamo arrivati a destinazione. Dibella, Kinnereth, Akatosh, Divines, please help me. Look at him. General Tully is the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Damn elves. I bet they had something to do with this. Allora, devo dire che rispetto a tutti gli altri giochi VR che ho provato finora, questo insieme a The Wizard rende molto l'idea medievale. Allora, devo dire che nonostante abbia la 1080 c'è qualche micro lag ogni tanto. Spero non mi venga la nausea, come succedeva con Doom. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. No, wait, we're not rebels. Face your death with some courage, thief. You've got to tell them. We weren't with you. This is a mistake. Report the clock when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Vaelof of Riverwood. Lokir of Rorikstead. No, I'm not a rebel. Il prossimo sono io. Halt! You're not gonna kill me. Archers! Poveraccio. Wait. You there. Step forward. Eccomi. Who are you? Allora. Chi sono? No, questo mi fa proprio cacare. Elfo scuro. Oh, potrei essere un elfo scuro, però. Boh. Elfo dei boschi, più simpatico magari. O elfo alto. A me hanno sempre fatto cacare i personaggi di Skyrim. Però vediamo un elfo dei boschi magari, o elfo scuro, dai, faccio l'elfo scuro. Cagiti, Nord, Orco, Red Guard, no, facciamo l'elfo scuro. Così è cattivo. Confermare il nome, ok. Quale cazzo è il nome? Allora, cancelliamo. Mettiamo il nostro nome. Sephiroth. Dome. Ok. Sono Sephiroth del Foscuro, vai. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. By your orders, Captain. I'm sorry. We'll make sure your remains are returned to Morrowind. Follow the captain, prisoner. Come che cammino? La cammina da solo. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the
voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. Che ci stanno, draghi? Cazzo, sento un urlo. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. Learn as you wish. Quindi, mo gli mozziamo la testa? My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Poveraccio. Dai! Oh! Che schifo, gli è saltata la testa. You Imperial bastards! Justice! Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in life. Next, the Dark Elf! Ah, che cacchio è sto rumore? Eh sì, l'ho sentito. Dai, non dirmi che mi devo mettere in ginocchio! Dai, con la testa qua, oddio! Oh! Cazzo, minchia, è un drago! Sti cazzi! Dragon, isati. Mamma mia, non vedi? Figata. Sollevati. Ok, dobbiamo salire su per la torre, vai. Cazzo! Porca troia! Non teniamo a correre. Non ho capito dov'è che devo andare. Mamma mia, è bello grosso questo. Che fa, ma dai una spada. Che cacchio. Guarda dov'è. Ti seguo, vai. Basta che mi fai divorare dal drago. Ok, sto nella fortezza. Vediamo un po'. Looks like we're the only ones who made it. Was that really a drag? Bring us
Non lo so, sarebbe questa la fine dei tempi. Bene. E fammi liberi. E io manco vedo le mie mani in questo momento. Take a look around. There should be plenty of gear to choose from. I'm going to see if I can find something for these bones. Ok. Allora, la roba da prendere starà qua. Come cazzo si piglia? Ok. Ok, no, non si fa così. See if one of these chests has some armor for you. Ok. You wanna get that armor on. Give that sword a few swings too. Let's keep moving. That thing is still out there. Ma io ho preso la roba dal cesto, però non ne ho armi qua in mano. Missione, statistica. Vabbè, vediamo un po'. Come on, this way. Allora. Oggetti. Armi. Bestiario, chiavi, non c'ho un cazzo. Allora. Oggetti, armi, spada di ferro, ok. Perfetto, così dovrei averlo messo. Ok. Questa era l'arma, vabbè. Siamo riusciti a prendere l'arma. Ma se io li faccio così, non ti affetto. Va bene. Vediamo se riusciamo ad andare oltre. Voglio affettare qualcuno, vediamo se riesco. Ecco, là c'è un nemico. Cioè non lo posso... Cioè veramente fa cagare, devo dire, il sistema di combattimento. Non si sono neanche sforzati di migliorarlo rispetto alla versione PS4 del gioco, dove si vedeva palesemente come bastava agitare la mano a casaccio per fare fuori i nemici. Vabbè. Questo devo dire che è un netto punto a sfavore di questo gioco, perché se si fossero sforzati un minimo
di far funzionare le collisioni per simulare il meglio possibile gli scontri con le spade sarebbe stata una gran cosa. Cioè, vedete, io faccio così e lui muore così. Dragon, please don't make up nonsense. Although, come to think of it, I did hear some odd noises coming from over there. Come with us, we need to get out of here. You have no authority over me, boy. Didn't you hear me? I said the keep is under attack. Wait a second, looks like there's something in this cage. Don't bother with that, lost the key ages ago. See if you can get it open with some picks. We'll need everything we can get. Proviamo a scassinare la serratura della gabbia. Allora. Vediamo se riusciamo. Vabbè. Grab what you can and let's go. Vabbè. Come cacchio se fa? Si rompe il grimaldello. Come cacchio lo devo scassinare sta porta? Oh, si è aperto. Un po' una cacata questo scassinamento, devo dire. Tu sei morto. Tutto. Ah, devo dire che questo gioco è un po' fatto coi piedi. Proprio poco. Vediamo di andare da qua, dove si va. Allora, finora la lore è bella, perché ragazzi, la lore è bella. Però, non lo so, non mi sta entusiasmando il sistema di combattimento. Né tantomeno il modo in cui interagire con gli oggetti circostanti. Sembra un po' una cozzaia fatta tanto per sfornare una conversione VR di Skyrim, senza neanche troppo diciamo concentrarsi sulla cosa. Ok, questi guarda come crepano così. Cioè, capito? Basta girare la spada che li fate fuori. Dove cazzo sono? Oh, là. Cioè, capito? Basta che faccio così. Agito così come se fosse non so che. Tipo un bastone di legno. Ah, vieni qua. Ma sai, tipo l'affettate con la grazia di un bradipo, non lo so. E vabbè, siamo giunti fin qui. Il nostro amico dovrebbe un attimino aprire questo portone.
Vai, fratello. Sì, proseguiamo, dai. Io sono qua sotto, mi vedi? E quindi proseguiamo di qua. Anche il modo in cui si piglia la roba. Non è che sia fantastico. Quindi, che facciamo? Affetto. Lo posso affettare, lo. Ecco. Invasione di ragni. Te muori? Te muori pure. Il tuo vigore è basso e potresti non essere in grado di scattare o sferrare attacchi potenti. Bevi una pozione e attendi che si rigeneri. Ma sì, come no, io secondo te ho la pazienza di cercare di schivare la pozione col vigore, certo. Va bene, andiamo da questo lato. Vieni, frate. Su, su. Ma... Hold up. There's a bear just ahead. See her? Sì, c'è un orso, lo vedo. Ovviamente l'orso si sveglierà. Non lo raggireremo mai, figurati. Or if you're feeling lucky, you can take this boat. Might take it by surprise. Go ahead. I'll follow your lead. E l'arco? Babà. Si sveglia l'orso? Non si sveglia. Siamo giunti a destinazione. Salvataggio. E siamo fuori. Il nostro drago sta scappando. Looks like he's gone for good this time. But I don't think we should stick around to see if he comes back. The closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith. I'm sure he'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help. E questa è la fine della prima missione. Quindi praticamente da qui in poi si prosegue la storia, dobbiamo andare a cercare la città, eccetera, eccetera. Beh, ragazzi, io spero che questa prima pseudo anteprima di Elder Scrolls Online, cioè scusate, di Skyrim VR vi sia piaciuta. Fatemi sapere se voi il gioco l'avete provato, se l'avete giocato su PS4 e vi è sembrato migliore o peggiore. Io quello che posso dirvi da quello che abbiamo appena visto è che il gioco sì, è carino a livello di lore, l'ambientazione è ben fatta, la grafica chiaramente non è delle più recenti, ci sono molti giochi VR come The Wizard VR che abbiamo provato settimana scorsa che graficamente spaccano di brutto. Però nonostante la qualità sia più bassa, devo dire che comunque sì, l'immersività c'è. Anche perché poi se siete appassionati di Skyrim, del Descroglio, di tutta diciamo questa saga, sicuramente è un'esperienza che vale la pena provare. Punto negativo, i controlli, che fanno veramente cacare, devo dire. Nonostante io stia utilizzando l'Oculus Touch, i menu sono abbastanza confusionari, non so se l'avete visto qua. Cioè anche passare da una scheda all'altra
Bisogna ammaccare tasti che non c'entrano niente. Boh, cioè, veramente non riesco a capire bene. Poi, come vedete, interagire anche con gli equipaggiamenti. Devo dire che anche quello non è, diciamo, non è delle migliori come settaggi, come opzioni, come tasti e tutto quanto. Niente, per il resto darei un 6 a questo gioco, se proprio dovessi valutarlo da queste prime impressioni. Poi magari, per carità, ci giocheremo più in là, magari anche su Twitch, e vedremo un po' come va la situazione, se il gioco magari migliora più avanti o se comunque l'esperienza diventa più immersiva. Certo, visto così, ora come ora, non è che mi faccia impazzire. Cioè, io, come vedete, mi muovo sempre con i teletrasporti al solito. Non c'è la possibilità di camminare liberamente, come magari si può fare su The Wizard o su altri giochi. Magari uscirà qualche mod come per Doom, VFR, dove potrete, anziché teletrasportarvi, camminare liberamente. Però, boh, pietre guardiane, una scoperta, vabbè. Però, boh, mi ha deluso molto questa cosa che agiti la spada così, ta-ta-ta, cioè, poi praticamente devasti il mondo. Cioè, non ti dà proprio la soddisfazione minimamente di poter battere il nemico e di poterlo fare fuori. Detto questo, io vi saluto, evito di andare oltre qua perché mi sa che c'è da camminare assai. E quindi, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Scrivete sotto nei commenti cosa pensate di questo gioco. Prossima settimana probabilmente non pubblicherò video perché sarò fuori città. Quindi, non so, ci si rivede prossima settimana ancora. Suggeritemi qualcosa, qualche argomento che vorreste vedere trattato d'ora avanti sul canale, perché più andiamo avanti in questo periodo e più diventa davvero complicato trovare argomenti da portare in video settimanalmente. Quindi, se avete qualcosa che siete curiosi di scoprire, avete qualche domanda, qualche diciamo qualche iniziativa, ecco, per il canale, per avvivarlo un po', scrivetemelo sui commenti o anche su Facebook. Discutiamo un po' insieme e vediamo un attimino di riavvivare un po' la situazione, che nell'ultimo periodo, come vi dicevo, è un po' piatta, vista anche la moria di titoli nuovi carucci in uscita. Detto questo, ragazzi, vi saluto nuovamente, lasciate un bel like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Bello, vi saluto agitando la spada.